Il tema di cui parleremo oggi riguarda la distinzione in termini di eredità tra figli legittimi e figli naturali. L'argomento di oggi trova spunto dalla domanda di un telespettatore, il quale ci chiede di sapere cosa succederebbe del patrimonio dei miei genitori qualora io dovessi venire a mancare prima di loro. E che differenza ci sarebbe in termini di eredità rispetto al patrimonio dei nonni tra mio figlio naturale e il figlio legittimo di mia sorella? Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto fare delle precisazioni. Occorre precisare innanzitutto che sono definiti figli legittimi i figli nati in costanza di matrimonio, cioè i figli nati da persone unite in matrimonio, mentre invece sono figli naturali i figli concepiti da persone non unite in matrimonio, ad esempio semplicemente conviventi, che siano poi stati riconosciuti dopo la nascita. Ma la situazione dei figli naturali si diversifica da quella dei figli legittimi anche sotto altri aspetti. Uno di questi, che molti non sanno, è che il figlio naturale non entra a far parte della famiglia di origine dei propri genitori, ad eccezione degli ascendenti, quindi nonni e bisnonni. Ciò cosa significa? Significa che i figli naturali non acquisiscono rapporti di parentela con gli altri parenti in linea collaterale dei propri genitori, quali gli zii o i cugini. Facendo un esempio, se io avessi un figlio naturale, egli diventerebbe nipote di miei genitori, ma non diventerebbe nipote di mia sorella. Venendo all'argomento di oggi, nell'infausta ipotesi di una prematura scomparsa dello spettatore che ci ha contattato, suo figlio naturale subentrerebbe alla sua posizione nella successione legittima e quindi gli spetterebbe la sua quota di eredità. Si applicherebbe infatti in tal caso l'istituto della rappresentazione, che l'articolo 467 del Codice Civile espressamente ammette anche a favore dei discendenti naturali. Per far sì invece che i figli naturali possano ereditare anche dagli altri parenti in linea collaterale, quali gli zii o i cugini, occorrerà che questi ultimi redigano un testamento in tal senso, oppure che si faccia acquisire al figlio naturale lo status di figlio legittimo, o per susseguente matrimonio dei genitori, o per provvedimento del giudice ai sensi dell'articolo 280 del Codice Civile. Infatti, sussistendo i presupposti di legge, cioè di quelli di cui all'articolo 284 del Codice Civile, è possibile presentare un ricorso al Tribunale per i minorenni e ottenere un provvedimento di legittimazione del figlio naturale.